Buongiorno e bentrovati. Oggi siamo a Castiglion del Lago, in provincia di Perugia, per un evento molto importante, la certificazione delle unità cinofile addestrate al riconoscimento della cimice dei letti. Sono in compagnia del dottor Paolo Masini, presidente dell'AICA, Associazione Italiana Cani Anticimici, nonché conduttore di unità cinofile. A te la parola per la presentazione dell'evento. Buongiorno a tutti, quest'oggi faremo un breve esame su tre unità cinofile impiegate per la ricerca olfattiva della cimice dei letti. La commissione che si occuperà dell'esame è composta dal signor Stefano Caslini, esperto nei cani da ricerca olfattiva. Poi ci sarà la dottoressa Yolanda Moretta, che è un'esperta entomologa, un medico veterinario dell'Università di Perugia. E infine ci sarà la dottoressa Silvana Di Verio, che è un medico veterinario esperta in comportamento, sempre dell'Università di Perugia. Faremo delle prove di obbedienza per verificare l'affiatamento tra cane e conduttore di un'unità cinofila e il controllo che deve avere il conduttore sul cane. E poi faremo delle prove di ricerca olfattiva interne in camere d'albergo, quindi in ambienti reali, per verificare l'affidabilità e il lavoro di queste unità cinofile. Buongiorno, buongiorno. Masini e il cane Aran di Prisconte, siamo pronti per la prova di obbedienza. Benissimo. Diciamo che la sviluppiamo in questo pezzo di terreno e poi cominciare la posizione in una posizione base, che è quella di dove il cane è a fianco e seduto, e poi da lì parti. Bene, il gruppo si avvicina leggermente. Perfetto, fermati mezzo al gruppo. Subito. Bene, ottimo lavoro. Dunque, queste valutazioni dell'obbedienza in questo settore devono dimostrare il piacere del cane di avere feeling col conduttore, di avere una predisposizione ad ascoltare il proprio conduttore e ad eseguire l'esercizio in modo piacevole, intenso e con reattività. Il lavoro che è stato espresso in questa giornata è eccellente, perciò posso dire che questa prima fase, grazie, di nuovo, è stata veramente di grande spessore. Benissimo. Eccoci qui in compagnia di Alfredo Di Girolamo, che si è occupato di preparare i cani per l'addestramento insieme al dottor Masini e che ha condotto anche in parte queste sperimentazioni. Con lui oggi facciamo una prova sul campo, quindi nasconderemo delle cimici vive per valutare appunto l'abilità del cane nel riconoscimento di queste cimici, quindi una prova vera e propria. Ce la descrivi, Alfredo? Sì, allora, qui dentro abbiamo 3-4 cimici vive e li nasconderemo all'interno dell'ambiente dove il cane naturalmente in genere opera. La difficoltà di questa prova sta nel fatto che, non essendoci un focolaio da tanto tempo e quindi molti insetti, il cane non, entrando non sentirà subito il feromone o l'odore delle cimici, in quanto le stiamo mettendo adesso, cioè fra 10 minuti faremo subito la ricerca. Lì non tocchi con le mani, hai il guanto per evitare contaminazioni. Questo è già un cane di esperienza, quindi vai, i primi posti dove vai a ispezionare e dove li ha sempre trovati, no? Sì, quindi ha memoria, diciamo. Di solito sono sempre le spalle del letto. Sì. Vedi la cosa?
La coda è segno che è interessato? Sì, questo è il segno di interesse. Questa è una segnalazione. Questa è una segnalazione. Non mi dici la segnalazione. Sì. Eccoci qua. Bene. Dunque, in questa espressione di lavoro no, è importante che sia l'atto finale evidente, chiaro, limpido, in modo da dire che c'è la finalità del lavoro che è fatto come si deve. Questo cane ha espresso una sicurezza veramente eccellente, ha segnalato in modo chiaro, evidente, magari esuberante, perché nella, come dicevamo prima, è nella tipicità di razza anche l'espressione in questa maniera, ma dà una certa garanzia e sicurezza che è l'essenziale per fare questo tipo di lavoro. Perciò benissimo. Un lavoro veramente veramente grazie. Eccellente, complimenti. La veridicità della segnalazione, sì. Quindi la sua efficacia, a che sì. percentuale corrisponde normalmente? È elevatissima, oltre il 99% delle volte, cioè quando il cane fa una segnalazione e il conduttore lo capisce che è evidente, precisa da alcuni segnali che fa il cane, che non è solo la raspata, che qui ho cercato di anche evidenziare. Sì, prima con Alfredo vediamo la coda che si muoveva. In cui, esatto, muoveva la coda e l'interesse che ha normalmente è già un sintomo, solo quello che lui ha trovato. Quindi in questi casi no, è assolutamente affidabilissimo. Benissimo, il cane. Grazie. Ma abbastanza difficile. Se al cane non arriva la molecola, il cane non deve segnalare. Con molto piacere do la certificazione a Paolo Masini e il suo Aaron, pastore belga Malinois, con molto piacere. Tra l'altro ha certificato anche il pastore tedesco Orri. Okay, grazie. Complimenti. Grazie. Complimenti, bravo.